Serafino Massoni e i pentastellati, cari amici. Serafino Massoni e i pentastellati. Beh, da diverso tempo io sto facendo, pubblicando dei video dove evidenzio che nell'antica Roma si diceva primum vivere, dei filosofari, cioè prima si deve mangiare. Poi si farà la filosofia, nella fattispecie giuridica concreta. Prima diamo il posto di lavoro ai giovani disoccupati, poi faremo le riforme costituzionali. Le dico queste cose da tanto, tanto tempo. E perché avevo visto che i pentastellati avevano preso a cuore la questione delle riforme costituzionali. E allora ho detto: lasciamole perdere le riforme costituzionali, lasciamole perdere, no? Lasciamole perdere. Non c'è bisogno che il Movimento Pentastellato si comprometta sulle riforme costituzionali che non danno panem, non danno il pane. Il Movimento Pentastellato deve inseguire altre cose. Primum vivere, deinde filosofari. Beh, allora io ho fatto, tra i tanti video, due video intitolati: uno, anche Luigi Di Maio ascolta Serafino Massoni, e un altro riguarda Paola Taverna. Voi andate a vedere la successione delle date, perché vi metto tutto nel riassunto di questo video. Vi metto tutto nel riassunto di questo video. E guardate che dopo ogni mio video del genere, cioè dopo che ogni volta io ho fatto un video dicendo Movimento Pentastellato, tu devi inseguire le questioni economiche, non quelle costituzionali. Primum vivere, deinde filosofari. Dopo ogni volta, e il Movimento Pentastellato mi ha ascoltato. La prima volta Luigi Di Maio, e sopra ci ho fatto il video intitolato Luigi Di Maio ascolta Serafino Massoni, e ve lo metto nel riassunto di questo video. Poi è toccato a Paola Taverna, che si è scatenata nella seduta del Senato lo scorso 1 agosto. Sì, Serafino Massoni e i pentastellati. In un certo senso io sono diventato il guru del Movimento Pentastellato, sempre con rispetto nei confronti di Beppe Grillo e di Gianroberto Casaleggio, il guru del Movimento Pentastellato. E per forza, quando uno è autore di un'opera come questa, fa presto a fare il guru, un'opera che presto va in tutto il mondo nella sua nuova versione in lingua inglese. Mi raccomando, cari ragazzi, guardate i video che vi metto come link nel riassunto di questo video. Uno dedicato a Luigi Di Maio e un altro dedicato alla bella Paola Taverna. Tanti cari saluti da Serafino Massoni.